Sotto Pulino numero 3528 si conclude Full Circle, seconda stagione di Fast Track Mickey. Il titolo viene giustificato dalla scoperta che ci viene fatta sul numero precedente. Il circuito della 24 ore di Topolino infatti presenta un livello di difficoltà per ardimentosi, ovvero una parte del circuito che è un vero e proprio cerchio verticale completo. La vittoria finale nella 24 ore di Topolinia viene assegnata proprio grazie a questo full circle. Ma qual è la fisica dietro a questa incredibile impresa? E ovviamente una questione legata alla moto circolare, ma anche alla conservazione dell'energia. Se andiamo ad esaminare un moto circolare che si svolge in verticale, lungo tutti i punti della curva del cerchio si andranno ad applicare all'oggetto che si muove lungo la curva una forza verticale verso il basso, accelerazione di gravità, una forza verso l'esterno, la forza centripeta, nella direzione che congiunge il centro della circonferenza con il punto in cui si trova l'oggetto che sta percorrendo quella circonferenza. Almeno come modulo possiamo valutare la forza centripeta utilizzando la classica equazione di Newton, forza come prodotto della massa per l'accelerazione. In questo caso l'accelerazione viene fornita dal rapporto tra la velocità al quadrato, la velocità tangenziale, quindi praticamente la velocità che sta mantenendo l'oggetto mentre scorre lungo quel tratto di circonferenza, fratto il raggio della circonferenza. Se facciamo una prima valutazione, per esempio, con un raggio di 10 metri, quindi all'incirca un palazzo di 6 piani, avremo bisogno di una velocità, per pareggiare l'accelerazione di gravità in cima, di all'incirca una quarantina o poco più di chilometri orari. Però dobbiamo arrivarci, quindi questo vuol dire che la nostra velocità di partenza deve essere superiore. In questo caso entrerebbe in gioco l'equazione della conservazione dell'energia cinetica e potenziale. In realtà la velocità iniziale con cui dobbiamo affrontare questo loop verticale è qualcosa di più del doppio rispetto alla velocità che dobbiamo avere in cima al loop. Questo ovviamente perché dobbiamo prendere anche in considerazione l'attrito che consuma parte dell'energia che ci serve per arrivare in cima. L'importanza dell'attrito nel moto di tutti i giorni lo abbiamo visto nel secondo video della serie della scienza con i supereroi. Stiamo in questo momento andando ad esaminare la scienza, in particolare la fisica, dei velocisti scarlatti Flash. Ora, per capire perché il doppio, basta pensare semplicemente a questo. Dall'equazione della conservazione dell'energia ricaviamo che per raggiungere una certa altezza abbiamo bisogno di una velocità che è pari alla radice quadrata di 2 per g, l'accelerazione di gravità, per l'altezza da raggiungere. Nel caso della velocità che abbiamo in cima al loop, questa è pari alla radice quadrata dell'accelerazione di gravità per il raggio della circonferenza, che è la metà rispetto all'altezza completa del loop. Quindi 2 per 2 è 4 all'interno della radice, cioè fuori dalla radice abbiamo 2. Spero che mi abbiate seguito in tutti questi calcoli mentali. Quindi ovviamente immaginando roba ben più grande di 10 metri arriviamo a delle velocità molto più ampie. Mi sono divertito, se io voglio arrivare in cima con una velocità per esempio di 150 km orari, il raggio del mio loop deve essere di 42 metri, il che vuol dire che devo affrontare il loop a una velocità di 300 km orari almeno. Per cui effettivamente questa è un'impresa per ardimentosi, oltre che per auto che sono in grado di raggiungere quelle velocità. Spero
Sperando di avervi fornito una curiosità divertente e interessante, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Ovviamente, inclusi quelli della serie Disney Comics and Science. Saluti tutti!